Volsci Frosinone, Marco De Santis. Benvenuti. Grazie Marco, buonissimo sicuramente questo gin tonic. Cibum è qui in questo locale da 3 anni presente. Sì, a quasi Frosinone. 3 anni, il 1° di aprile festeggeremo il nostro 3° compleanno. Che si trova praticamente sulla Monti Lepini, ex Monti Lepini. Ex Monti Lepini, Viale Volsci. Viale Volsci, non a caso questo nome Volsci, perché? Questo nome Volsci perché un richiamo proprio alle tradizioni, quindi al popolo che abitava queste terre in epoca preromana. In questo locale, Marco, la carne è uno dei vostri piatti forti. Certo. Che tipi di carne avete? Abbiamo vari tipi di carne, tra le quali insomma le nostre lombate. Abbiamo la lombata di Pagavecia, che è una bestia allevata fino al 4° anno d'età per fare il grana padano e il parmigiano reggiano. Poi viene prelevata da questa azienda che abbiamo noi di altissima qualità, vengono portate in alta quota sulle Alpi o sull'Appennino centrale e vengono allevate per altri 4 anni, dove continuano a fare latte, ma in maniera diciamo meno produttiva. Fino all'età di 8 anni, dove si esaurisce il processo del latte e vengono macellate e lasciate libere allo stato semibrado. Questo è fondamentale perché si nutrono sulle nostre catene montuose, dove c'è una ricca vegetazione. Poi abbiamo la nostra manza dei fiordi, abbiamo la manzetta prussiana, abbiamo la nostra carne di Kobe giapponese. Non l'abbiamo sempre, ma ce l'abbiamo insomma a menù. E poi c'è la brace. La brace, noi facciamo tutto alla brace. Tutto alla brace. Facciamo dalle salsicce agli arrosticini, alle braciole di maiale, il nero di Casertano, il nero dei Lepini, che è un maiale nostro locale. Le tagliate. Le tagliate, ai vari gusti, radicchio e miele, chips di cipolla, rucola e pachino, insomma, perché più ne ha più ne metta, insomma. Parliamo anche degli antipasti, Marco. Il prosciutto crudo tagliato prosciutto a crudo mano. Tagliato a mano. Noi i nostri prosciutti sono esclusivamente tagliati a mano. Abbiamo sempre un prosciutto speciale, che sia una cinta senese, un prosciutto XXL, una mora romagnola, un nero di Nebrodi. Un prosciutto speciale. E poi abbiamo i nostri prosciutti tagliati dall'antipasto, che sono comunque prosciutti di 24 mesi. Tra gli antipasti poi ci sono anche delle chicche, è vero? Eh sì, oggi per esempio c'è una millefoglie di Faraona. Agli agrumi, sì, agrumata. Tra i primi invece cosa vogliamo citare? Ma sicuramente il piatto nostro tipico locale, che è un fino fino con spuntatore e salsiccia. Poi abbiamo le fettuccine. Oggi a menù c'erano con il broccolo verde, crema di pecorino e crumble di speck. Abbiamo la cacio e pepe, la nostra cacio e pepe insomma penso che sia imbattibile. Poi tra i secondi abbiamo detto le carni, ma c'è anche un filetto particolare che proponete voi, se non sbaglio. Sì, facciamo il filetto in varie maniere, lo possiamo fare alla brace semplice senza nulla, lo possiamo fare con al pepe verde, lo possiamo fare al cesanese oppure lo possiamo fare con una sorta di lardellato, quindi racchiuso in una fetta di guanciale con dei carciofi fritti sopra. È quello che dicevo, appunto, il piatto della giornata. Ma voi siete bravi anche nei dolci, vero? Sì, facciamo delle ottime crostate, facciamo un tiramisù invidiabile, il tortino cuore caldo è un dolce forte dello chef. E poi non mancano mai le ciambelline anice e vino. E certo, le ciambelline sono proprio il nostro dolce tipico ciociaro, che consigliamo con un passito laziale. Senti, ora dobbiamo andare però dallo chef, perché so che ci sta aspettando, andiamo insieme. Certo. Grazie. Prego, arrivo. L'osteria Volsci di Frosinone è dotata di una sala ampia ed accogliente, in stile rustico elegante, con enoteca ed angolo bar a vista. Marco, la Faraona sarà la protagonista di questa ricetta, preparata in che modo? Brasata al cesanese del Piglio.
Qui abbiamo già la faraona in effetti pronta per essere lavorata, scaloppata. Però vedo anche una salsiccia a cui sì, è stata tolta. Che sarà il ripieno poi della faraona farcita. Quindi salsiccia, faraona, il suo filetto e la cicoria. E la cicoria di campo. Quindi abbiamo questo impasto in effetti che è dato dal insieme, da questo insieme di cose, di questi tre ingredienti. Poi allora abbiamo olio di oliva Evo, cesanese del Piglio per sfumare e il brodo ricavato dalle ricaglie della faraona. Marco, ora il nostro carissimo Massimo Lemma, che è uno dei tuoi chef, ci farà vedere come preparare questa faraona. Certo. Prego. Allora, adesso leviamo la parte grassa della faraona. Bene. Poi l'apriamo al libretto. Adesso è il momento di farcire la nostra faraona. Ricordiamo con cicoria, salsiccia. Cicoria, salsiccia e filetto, della stessa faraona. Chiudiamo a fagottino e lo chiudiamo con lo spago stile porchettato, quindi tipo porchettina piccolina. Bene. La cottura, Marco, è in forno. Sì, la cottura è in forno per 14 minuti a 190 gradi. Marco, vogliamo impiattare questa faraona? Sì. Ok, allora, tagliamo a becco di flauto. Diamo altezza al piatto. Vedo che Massimo è veramente uno chef provetto, come d'altra parte tutti gli altri che fanno parte del tuo locale. Che cosa stiamo utilizzando adesso, Marco? Questa prego, è Massimo. Una riduzione di brodo con il suo cesanese. Quindi cesanese e brodo di faraona che è stato ridotto insieme. Esatto. In padella. In padella, perfetto. Goccio d'olio delle nostre zone. E poi i colori, il verde di questa rucola e ancora un po' per insaporire il piatto. Buona faraona a tutti. Ovviamente anche a Lorena Balle, la nostra biologa nutrizionista. L'apporto energetico della faraona è piuttosto moderato ed è inequivocabilmente classificata tra le carni magre. Le proteine sono abbondanti e ad alto valore biologico, si caratterizzano infatti per la presenza di alcuni aminoacidi essenziali. I grassi contenuti nella carne della faraona sono pochi, per contro la pelle ne è molto ricca, così come di colesterolo. Dal punto di vista salino si apprezza una discreta quantità di ferro, mentre per quel che concerne le vitamine spicca il contenuto di quelle del gruppo B. Le calorie sono circa 220. Abbiamo detto che Osteria Volci di Frosinone è il regno della carne e allora tra poco il bravo Massimo ci darà ancora conferma. Pensate che bravo Massimo Lemma ha già preparato delle polpettine che si mangiano qui all'Osteria Volci di Frosinone. Di che polpettine parliamo, Marco? Polpettine di bollito. Eccole, queste sono diciamo già lavorate, pronte. Il manzo è bello fumante, Marco, per la preparazione di queste polpettine. Che tipo di manzo è? È un manzo allevato in Italia di altissima qualità, con una cottura comunque importante, una cottura dalle 3 ore alle 3 ore e mezzo. Per rendere più morbide le polpettine, il bravo Massimo Lemma ha voluto impiegare anche del pan carré, vero? Sì, pane in cassetta. Poi grana laziale e pan grattato. Invece per la croccantezza. Per la croccantezza. Ci aiutiamo anche con un uovo nella preparazione delle polpettine. Per far legare al meglio, insomma. Poi abbiamo la crema di pecorino. Pecorino, che pecorino viene messa poi alla fine. Pecorino di Picinisco. Pecorino di Picinisco. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo del latte e della panna. E infine? Cipolla caramellata di Tropea. Il bravo Massimo ha già fritto le polpettine che adesso siamo pronti
ad impiattare, vero Marco? Bene. Allora, questa è una fonduta di pecorino. Ricordiamo di picinisco DOP. Picinisco. Che va alla base del piatto. Esatto. Adagiamo le polpettine delicatamente. Belli contrasti anche dei colori, il piatto nero, la crema bianca, le polpettine dorate e poi ancora. Cipolla caramellata di Tropea. Un colore che si aggiunge a questi. Anche molto gustosa, devo dire. Una fogliolina di menta. Abbiamo tutto. Il sapido del pecorino, il dolce della cipolla e quindi... E una strizzata di pepe nero. Che non poteva mancare. Eh certo. Le polpette possono essere servite. Linea a Lorena Balle e da Patrizia Patini. La carne di manzo è classificata tra le carni rosse migliori con una buona presenza di proteine e aminoacidi essenziali, ma anche di ferro biodisponibile. Il contenuto di acidi grassi saturi anche è abbastanza alto, per cui è consigliabile introdurla non più di una volta a settimana. Le polpettine hanno circa 260 kcal. L'osteria Volsci ha proposto una ricetta con il cesanese del Piglio e spesso e volentieri noi facciamo abbinamenti di concordanza, quindi mettiamo il cesanese che è stato usato per un brasato al cesanese che poi viene utilizzato per l'abbinamento del piatto. Ma come sanno e sono ormai abituati i nostri telespettatori, spesso si capisce che non puoi sempre mettere queste concordanze per un motivo molto semplice, perché se ci sono nei piatti delle erbe qualche cosa che ci richiama il territorio, noi cerchiamo di mettere quella parte in più, cioè quel sentore finale, la degustazione cosiddetta del retrogusto, che può darci qualcosa in più anche mangiando quel piatto. E io questo l'ho ritrovato nei vini della Ferriera. La Ferriera di Adina, che poi è la zona anche diciamo di origine del nostro Cabernet Adina DOC, la Ferriera di Adina ha una serie di vini che puntano proprio a questo, quindi a differenziarsi un po' per l'affinamento che hanno. Ne parlo con Valeria Pagnani, che in questo momento rappresenta l'azienda ed è venuta appunto a portarci questi vini, a farci degustare e soprattutto a parlarcene. Però prima di tutto con lei voglio parlare di una cosa, cioè di questa azienda che so benissimo affronta molto bene il discorso anche dell'enoturismo. Quindi da te vorrei un discorso più ampio rispetto a quello dei vini e del tecnicismo che insomma ci distingue. Intanto, se vuoi, chiamiamo Chiara che ci porta il vino. E in questo caso abbiamo scelto il Ferrato per la prima ricetta e il Real Magona per la seconda ricetta. Quindi ecco Chiara, che ricordiamo sempre, ci ospita con i suoi colleghi e con i docenti all'Istituto San Benedetto di Cassino. E quindi parliamo un po' di questa azienda. Sì, io lavoro in un'azienda a mio avviso bella bella bella, cioè nel senso a livello architettonico sorge all'interno di un'antica acciaieria borbonica del 1856 e essa stessa sorge all'interno della Valle di Comino, che è diventata qualche anno fa primo biodistretto del Lazio, quindi diciamo che già solo per l'enoturismo vale la pena venirci a trovare. E la cantina, diciamo che sorge all'interno di questa acciaieria borbonica proprio perché era già appartenuta a Pasquale Visocchi, che è il padre del Cabernet di Adina. C'è ancora l'altoforno borbonico a vista con lo scudo borbonico, abbiamo un pioppo di 160 anni che sorveglia le bottiche di rovere in cui invecchia il nostro Adina Cabernet. Infatti sia la riserva, il Real Magona riserva, che il Real Magona diciamo classico, che è l'Adina Cabernet DOC, fanno invecchiamento in botti di rovere francese, quindi abbiamo all'incirca un'ottantina di botti di rovere francese di diverse misure in cui il vino diciamo che fa là un affinamento di almeno 2 anni, se non di più. Infatti il Real Magona che andrete ad assaggiare già ha fatto quasi 4 anni di invecchiamento in botte di rovere francese.
Bene, allora io per la degustazione, ecco, non ti chiederei troppe cose, però sappiamo che questo Cabernet di Adina Doc è una miscela bordolese, sì. Quindi anche in questo caso abbiamo... Questo è un 80% Cabernet, 20% Syrah, andrete a degustare un 2014, 14 volumi di grado alcolico e si sentirà bello... carico. Bello carico il sapore, il sentore di rovere all'interno del vino. Molti dei sommelier che vengono a trovarmi sentono il cioccolato fondente, il sentore minerale di dove crescono le nostre viti, perché abbiamo 15 ettari di terreno vitato, principalmente a uva rossa. E diciamo che è un vino che è vino da pasto, molto strutturato, proprio perché va ad abbinarsi a piatti come quello che hai scelto tu, molto molto strutturati, anche perché ricordiamo che ha una persistenza molto lunga, quindi questo permette che durante il pasto si abbia ancora il sentore del vino all'interno del pasto. Eccoci giunti alla fine di questa puntata all'Osteria Volsci di Frosinone. Ringrazio Marco, il suo staff al gran completo. Questa bellissima tavolata vi fa capire quello che potrete degustare in questa osteria tipica della nostra provincia, quella di Frosinone. Vi ricordo di seguirci sul canale YouTube Teleuniverso TV e come sempre complimenti per aver scelto Cibum! Cibum.